anche di chi lavora nell'istituzione del comune. Mentre lui si è prodigato e dato verso di tutti, gli altri, non significa essere il primo della scuola, quando si fa qualcosa in un lavoro verso il prossimo, bisogna essere coerenti dell'impegno che si prende. Io l'ho visto lui che è stato tutti quanti, poi con le parole ovviamente dei franchi tiratori, quali sono i giornalisti, e si sono dati, capito, ad andare addosso come fanno sempre in tutto il mondo, mo che siano politici, che siano re, che siano persone. Chiarissima la domanda dei collaboratori. Grazie. I collaboratori devono essere onesti. Sono d'accordo. Allora, sul tema dell'autostrada e dell'aumento del pedaggio. Allora, questa autostrada ha una sorte, francamente, come si può dire, conflittuale. Nasce come una gestione per conto ANAS, dove chi gestiva per gli ammanchi veniva rimborsato allo Stato, fino al 2001. Nel 2001 interviene un gruppo, che era una società al 50%, un gruppo abruzzese di nome Toto, che voi sapete, io conosco bene, e c'era un gruppo invece Veneto, credo che sia Veneto, Benetton, che ha anche la gestione dell'alta tratta, quella ex Autostrada d'Italia. La gestione viene assunta sulla base di una royalty, di un pagamento di una royalty annuale di 56 milioni di euro l'anno, con un piano di manutenzione da fare in relazione al concordato e all'offerta effettuata. 1480 miliardi di vecchie lire da versare in 29 anni, con un piano di lavori da fare in 29 anni e un piano di aumenti tariffari. La possibilità di evitare l'aumento delle tariffe è legata a due: una, che si annulli l'onere dei lavori. Si annulla l'onere dei lavori, si evita l'aumento tariffario. Rimane l'onere dei lavori. L'alternativa è che la quota della royalty annuale che si paga di 56 milioni di euro venga compressa di quella quantità a bilanciare la mancata possibilità di aumentare della tariffa. Io una cosa che avrei fatto in aggiunta a questo, se fossi stato presidente della Giunta regionale in questi anni, ma comunque quando accadrà lo farò, le royalty che questo gruppo paga al tesoro dello Stato non possono finire nella fiscalità generale. Poiché sono royalty nate per una infrastruttura insistente sull'Abruzzo, quelle royalty devono finanziare opere destinate all'Abruzzo, ma non opere autostradali, opere aggiuntive riguardanti la vita collettiva. Per esempio, stabilire una priorità il dissesto, per la messa in sicurezza delle scuole, per il risanamento dei fiumi, tenendo conto che 1480 miliardi di vecchie lire sono circa 750 milioni di euro, se non sbaglio, insomma. 750 milioni di euro sono una cifra interessante per fare una manovra economica a favore della Russia. C'è bisogno di una visione però progressiva. Togliatti parlava di democrazia progressiva. Io non sono stato uno che viene dalla sinistra italiana, ma ho studiato tutto della sinistra italiana. Togliatti, quando parlava della democrazia progressiva, immaginava un meccanismo di procedimento progressivo in maniera tale che tu riesca a produrre opportunità reali per quelli che le opportunità pari non le hanno avute. Allora, rispetto al tema dell'autostrada, l'atteggiamento giusto è, premesso che questo c'è, come possiamo fare che questo che c'è non sia contro di noi? Quelle risorse vanno destinate a favore dell'Abruzzo. Troverei un punto di mediazione che poi produca una visione progettata di quella infrastruttura che fa sì, per esempio, che quando nevica non si fermi. Io voglio entrare nel merito della manutenzione, quanto sale c'è, il piano dei trasporti che faremo noi si occuperà anche del sale lungo le strade, perché dipende da come vivi quella regola. Se la vivi con l'estraneità di chi si compra quel prodotto dal milanese con la valigia nera, o se il piano regionale dei trasporti integrato tu lo fai con la carne viva della tua esperienza. Io so che ci devo scrivere là sopra per fare conto che sia una regola. Non accadrà mai più che i ragazzi dei paesi di montagna vadano a scuola della città in piedi perché non ci sta il posto a sedere per i ragazzi. Quello è un fatto di inciviltà. Una ragazza
come si chiama? Di Dione d'Abruzzo, che va all'Aquila a studiare, d'estate, in piedi senza posto, che ha l'interrogazione di latino, di greco, di matematica. Quale condizione di parità con il ragazzo di L'Aquila che vive all'Aquila e che va a studiare all'Aquila facendo 700 metri di distanza? Questi temi si affrontati e spiegati. Altro che il voto da parte della cittadinanza. Ci danno i confetti, cittadini, se tu te ne fai carico e li risolvi. Se tu questa roba non la vedi manco, io per esempio adesso sto facendo un giro anche nei terminal delle autolinee abruzzesi, che voglio incontrare i ragazzi sul tema degli autobus. Passa molta parte della moralità abruzzese. La moralità non è la lontananza dei carabinieri, è la soluzione dei problemi. La moralità, ma può essere che ci stanno autobus che vanno vuoti in alcune direzioni e autobus che non danno posto a sedere alle donne, agli anziani e ai ragazzi che devono andare a studiare. Ecco, io me la immagino. I pendolari che da Carsoli vanno a Roma vivono come gli indiani, i Cheyenne, senza riscaldamento d'estate, raffreddamento d'inverno, senza finestre, un macello, come se fossero il 700. Allora, su questo io vedendo certo che ci adopereremo. Quanto ai collaboratori, naturalmente il comportamento dei singoli non lo possiamo sindacare, però saremo molto rigorosi. Ma aiutatemi anche voi, quello che sapete ditemelo, quello che sentite, che vedete. I partiti servivano una volta anche per questo, adesso non più. Erano cinghie di segnalazione di problemi, di persone in gamba. I partiti, per il come l'abbiamo conosciuto noi, erano formazioni che davano luogo a classi dirigenti, a personalità, a idee, a suggerimenti, a piani programmatici. Qui invece è cominciata una esterofilia. Io credo di poter dire che l'Abruzzo del 2014-2019 non sceglierà giganti che vengono dall'esterno, come è accaduto in questi lunghi impegni precedenti. Nella sanità, questa esterofilia a che serve? C'è gente che viene da fuori per far che? Io voglio anche un vincolo morale di chi amministra la sanità. Deve essere di qui perché deve sentire qui il giudizio su di sé. Chi viene il lunedì se ne va il venerdì? Insomma, che rapporto ha? Ha un rapporto contrattuale, come lo possono vedere anche degli estranei. Voglio un rapporto morale. Se ci sono altre domande a disposizione, prego. Sì, dopo le facce, il signore che si è andato per prima. Chiedo scusa, prego. Arnaldo. Buonasera, dottore. Dunque, agganciandomi un po' a tutto quello che lei in questo momento ci ha illustrato, vorrei toccare un argomento forse poco conosciuto, quello della ricerca scientifica in Abruzzo. Io sono un tecnico ricercatore dell'Istituto Ex, Istituto Federale Tecnico, lei forse conosce sa. Questa entità, questa struttura, oggi dell'ente CRA nazionale, del sistema ricerca agricolo, praticamente sta scomparendo dalla Abruzzo, con il silenzio di tutti. La regione più volte sollecitata attualmente, non sappiamo cosa sta facendo, se interviene, difende questa istituzione unica, e siamo preoccupati non tanto per noi, perché noi ci ricollocheremo in altre istituzioni perché siamo dipendenti pubblici, ma questa istituzione l'Abruzzo perderà. Un'istituzione che, come lei sa, ha dato molto, può dare ancora, ospitando scuole, progetti di ricerca nel settore agricolo, elevando la qualità dell'agricoltura. Dell'agricoltura abruzzese, con le varie interazioni con le altre istituzioni. Non riusciamo a capire perché c'è questa poca sensibilità. L'ARSA sappiamo che è stato soppresso, quindi l'assistenza tecnica dell'agricoltura diventa meno praticamente. Quindi perché c'è questa poca attenzione? Io con l'augurio che lei ovviamente diventi presidente, la prego di tenere conto un po' di questa situazione, forse certamente che si innestano in quello che lei ha detto. Grazie. Facciamo un'altra domanda e poi concludiamo. Accanto c'era il secondo e poi sì, io volevo tornare, mi ero preparato altro, però. Con quello che ho detto prima dell'autostrada, io mi sono trovato a un casello a prendere un caffè, si ferma una pattuglia Subaru e mi ha parlato di Toto. Che c'entra quella Subaru con Toto, che è una macchina straniera? Che si chiama Subaru? La Subaru, la macchina. Sì, la polizia stradale. Che c'è? Ma non è nostro, poi dice che sono macchine straniere. Ah, ho capito, immagino che ho capito, vabbè. Cioè, mi ha parlato di Toto, non lo sta sopra. Lui non è che parlava d'altro. Quindi perché la polizia usa la sua parte? Glielo dico perché, grazie. Mi faccio l'altra domanda.
Io propongo anche il fatto che quando si vota un candidato si deve votare per quello che ha fatto, non per quello che promette. Io credo che D'Alfonso meriti il voto alle primarie perché, a parte l'incidente percorso, come ha detto, dovuto a fatti che non conosco molto bene, anche se ho seguito un po' le vicende di giornata. Conosco D'Alfonso perché? Perché quando era sindaco di Pescara io sono un ciclamatore e lui quando c'era i lavori sulle strade, D'Alfonso era là alle 8 la mattina. Fa partire anche la corsa. Non solo per questo, ma dimostrato anche per altre vicende di essere presenti in persona. Grazie. Il signore ha parlato di collaboratore. Questo è un punto dolente. Il collaboratore si sente soprattutto il funzionario. Ma no, i collaboratori anche nell'operaio. Se lei fa una casa, va a fare una casa da uno che le dà per 100.000 euro, quando fa il battiscopa lo fa te. Perché in una casa di alloggio popolare del popolo che creano la comunità? Non solo i funzionari, se uno è intelligente, dove è legato te, tu devi essere tu che devi mettere la pratica. Non è una domanda, delle banche, delle banche, degli imprenditori e tutto il resto. Questo, vale, se le domande le ho chiare in mente, mi permetto di rispondere. No, io devo aggiungere qualcosa che forse ha citato ma che non ha approfondito. Cioè l'energia è la base dello sviluppo economico da quando conosciamo la storia. Cioè l'Inghilterra perché ha fatto la rivoluzione industriale? Perché ha trovato il carbone in superficie, ecco perché l'Inghilterra. In Inghilterra è nata la prima rivoluzione industriale, poi è arrivata in Europa, il Belgio, l'America. Quindi D'Alfonso ha citato di captare le acque perché noi possiamo aumentare l'energia idroelettrica, giusto? Però vorrei capire la posizione della nostra capogruppo alla regione quando si mette contro, come Don Quixote ha fatto dell'esplorazione petrolifera in Abruzzo. Cioè noi abbiamo delle energie nel sottosuolo, lo dobbiamo sfruttare, soprattutto in questo momento. Abbiamo visto le vicende della Russia, cioè noi siamo dipendenti al 95% delle energie che consumiamo. Quindi se abbiamo delle energie nel sottosuolo, lo dobbiamo sfruttare. È inutile che questa picco pallina, che scientificamente non fa niente, non è al corrente di niente. Io sono un dipendente dell'ENI da 41 anni, sono andato in pensione da 9 anni, sono un ignorante in materia. Però quando sento delle corbellerie, mi fa venire i nervi, noi abbiamo bloccato le ricerche sull'Adriatico, pensando che il turismo potrebbe essere danneggiato, mentre invece l'ENI o tutte le compagnie petrolifere, per fare un pozzo in mare, usano tutti gli strumenti per non inquinare. Tant'è vero che a Ravenna, dove ci sono 70 piattaforme, ci si è ritirata una flora e la fauna sotto le piattaforme che mette paura. Attira pure il turista che va là. Noi abbiamo la... Prego, volevo soltanto chiedere di accorciare perché c'è un'altra... Sì, però se lei mi interrompe ogni due minuti, scusa. Se mi interrompe ogni due minuti, andiamo fino a domattina. Andiamo fino a domattina, scusa, per dibattere pure qualcosa. Di serio. Cioè noi la dobbiamo finire di fare i paradigmi dell'ecologia. Questo non è essere paradigmi dell'ecologia. Essere ottusi per quanto riguarda la ricerca energetica. Perché alla base c'è la ricerca energetica e lo sviluppo dei giacimenti. Prima di tutto, prima la legge diceva che si poteva fare l'esplorazione entro le 3 miglia. Poi la legge nazionale è stata cambiata per volere di questi pappagalli, io li chiamo pappagalli. Quindi le società petrolifere hanno impegnato dei soldi in Abruzzo, hanno fatto dei pozzi, hanno trovato il petrolio, adesso hanno bloccato la licenza per la coltivazione. Qua, Portore, Colleguorvino, Boscufo, ci sono delle concessioni, molte compagnie volevano esplorare perché sono zone interessanti dal punto di vista geologico, quindi tutti contro, senza avere in mano niente di scientifico. Quindi vorrei capire la posizione di D'Alfonso su questo, perché è molto importante. Grazie. No, aspetto un attimo. Grazie.
Poi un'altra cosa, l'inquinamento, chiediamo perché, il Comune Pescara non fa fuoriuscire più i detriti, i sedimenti inquinanti che si sentono. Perché? Per la diga Forani che è stata costruita, nessuno ne parla. Abbiamo cambiato la cartina geografica del porto di Pescara. Si mette una barriera di fronte al fiume, che succede? Diminuisce la potenza. Quindi le cose ci vogliono, si devono muoversi di più. Prego. Io non so quanti dei presenti hanno avuto problemi con l'ACI o la motorizzazione. L'ACI non parla con la motorizzazione. Io ho un pezzo di carta dove c'è scritto interrogazione nazionale delle macchine, dove alla motorizzazione risulta il passaggio avvenuto di un mezzo che io ho ceduto. Vado all'ACI perché l'ACI dà notizie alla regione, la regione mi scrive che vuole soldi. Gli guardi che la motorizzazione dice che io questo non ce l'ho più da 2 anni, cioè noi non ce ne importa niente, noi non parliamo con la motorizzazione. Ma siamo in Italia o stiamo a un Bangladesh? Grazie. Allora, posso permettere di rispondere? Ce ne sta qualcuna che è di semplice risposta e qualcuna che invece è complicata. Allora, perché la polizia gira con la Subaru? In passato le macchine erano di proprietà della polizia, cioè del Ministero degli Interni, e adesso sono in leasing attraverso una formula astrusa che si chiama Global Service, dove la società che fornisce il leasing, che viene individuata attraverso una gara, fornisce il mezzo, l'assicurazione e anche la manutenzione della benzina. Siccome l'offerta migliore è stata fatta per quanto riguarda, no, dalla Subaru, allora è quella la società, per quella porzione di polizia hanno una tecnica che divide in realtà interregionali l'Italia, però non mi pare che questo sia un grande problema, se non il fatto che noi da italiani ci sentiamo anche un po' privi di riguardo, però non ci si riesce a orientare, perché prima ai tempi della famiglia Agnelli, di un'altra Italia non in vigenza delle direttive della liberalizzazione, l'Italia comprava le macchine in maniera esclusiva dal sistema Fiat, poi è saltato questo sistema di protezione. Addirittura è uscita una direttiva che fa obbligo alle regioni di pagare la cura e la prestazione sanitaria dovunque il paziente se la va a prendere. Questo non lo sapete. È una direttiva che farà saltare i conti se non ci si organizza. Ecco perché ogni regione deve essere migliore dell'altra, perché altrimenti il cittadino non ha manco più bisogno di quel famoso modello che si usava una volta, come si chiama, il modello 52, come si chiama? Sì, ma adesso è a livello di anche stati europei, l'Italia l'ha recepito, certo. Diciamo, ci arriva sopra, è una delle pagine di interesse del nuovo europeismo, di una libertà delle opportunità. Quindi la Subaru è inserita dentro questo contesto, la fa la gara, chi risponde vince la migliore offerta. La Francia resiste per la potenza prepotente che ha la Francia, ma fino a un certo punto potrà resistere. Il tema invece interessante della ricerca e della società di ricerca, io ne so parecchio dell'aerotecnica, sono stato il presidente della provincia che ha rimediato ad un regalo che fece Mussolini quando nel 1938 venne a Pescara, parlò a Piazza Italia. Stava accanto a lui anche il nipote del re, c'era pure D'Annunzio, la banda di elettronopelle suonava a Piazza Garibaldi sopra il circolo Terrini che abbiamo rifatto noi. C'era poi un galantuomo, presidente della provincia, che gli disse: presidente, abbiamo il problema dell'aerotecnica risolto, c'è un edificio della provincia e gli odiamo. Venne il ministro Pinto a Pescara nel 97, io gli dissi: è arrivato il momento di recuperare il malcolto. Quel palazzo di Via Cesare Battisti deve tornare alla provincia di Pescara, perché in quel palazzo, diciamo, non si svolgeva attività, che la vostra attività la svolgeva la città Sant'Agata. Ho dovuto studiare tutte le carte riguardanti il rapporto tra l'aerotecnica e il patrimonio demaniale che c'è sia a Pescara che a città Sant'Agata. Voi siete una fortuna per l'economia agricola della nostra provincia, poiché consentite la qualità per quanto concerne quel tipo di prodotto che è molto cercato. In prevalenza l'olio, ma potrebbe anche non essere soltanto l'olio.
l'agricoltura, il turismo, senza prodotti di qualità riferiti al cibo non si fa. Che o noi vendiamo tutto il pacchetto dell'Abruzzo per quanto riguarda tutti i sensi che ha la persona e ce la facciamo, altrimenti non ce la facciamo. E la qualità è il veicolo trasportato della ricerca. La qualità è resa certa dalla ricerca. E la ricerca tu non la compri con degli stranieri, la compri e la riesci ad avere disponibile se ci sono soggetti che tutti i giorni dell'anno si ingegnano. Poi è anche una formidabile occasione di lavoro per i giovani. Lo strumento della ricerca consente di combinarsi con l'università, di produrre occasioni anche per i giovani, per completare un percorso formativo, anche per organizzare occasioni di lavoro. Sono d'accordo assolutamente con te. Il tema complesso è quello che suggerisce Francesco. Alfiero. È un tema complesso perché, diciamo, affronto prima quello per il quale ho più immediata risposta. La diga foranea non la sfonderemo. Quella è nata, mi rivolgo sempre a Donato, che lo vedo in salute dal punto di vista elettorale. Quella è nata come opera emotiva nel 90-91. Ci fu l'annegamento di alcune imbarcazioni. Ed emotivamente, adesso qua verrà registrato, 92 sbagliando, adesso verrà registrato e vedere che venga registrato, alcuni parlamentari in scadenza di mandato vollero fare una bella figura, votarono una risoluzione in Commissione Lavori Pubblici di 60 miliardi di lire per fare un'opera di sicurezza delle imbarcazioni. Non solo votarono i 60 miliardi, votarono anche chi lo doveva fare. Condotte d'acqua ha fatto quella volta. Si determinò un'opera che diede il boccone alla folla. La folla chiedeva, come con Nerone, una soluzione. Quella soluzione però non è stata scientificamente saggiata. Anziché essere la soluzione è stato il problema. Questo è il problema. Anziché essere la soluzione era il problema. Noi adesso dobbiamo realizzare il superamento di quel tasso attraverso un ridisegno del porto. E il sottoscritto, nottetempo, l'unico aiuto che mi ha dato l'ultima giunta regionale di centrosinistra, chiesi e ottenne 500.000 euro per comprare un nuovo piano regolatore portuale. Il piano regolatore portuale è stato approvato dal comune e mandato alla regione. La regione sono 6 anni. Che ancora ci mette mano per fare la valutazione strategica. E ricordo che la valutazione strategica si fa in 30 giorni, sono 6 anni. Per dire la sciatteria, la pigrizia, il disinteresse, l'estraneità, il trattare tutto allo stesso modo. Un elenco di fiere è un atto amministrativo, ma non ha lo stesso peso di una valutazione strategica da fare sul piano regolatore di Pescara o di Vasto o di Ottura. L'altro tema che tu hai posto è un tema impegnativo, siccome io sono una persona seria come te, tu hai la consapevolezza del tuo lavoro, io ho la consapevolezza della delicatezza della materia. Quello che è certo è che non daremo luogo a posizioni tutto, diciamo, dell'ululato o della folla, entreremo nel merito. Io non ci voglio rinunciare alla potenza economica di risulta dalle attività di ricerca energetica, non ci voglio rinunciare. Però non voglio neanche rinunciare ad una forza che ha l'Abruzzo di attrazione economica che deriva per esempio dalla bellezza dei nostri ambienti e anche dalla bellezza della vita. Tu sei un ciclista. Ma non lo deturpa l'ambiente. Troviamo un punto di equilibrio tra la conservazione di ciò che gli occhi vedono quando girano per ragioni turistiche e ciò che ci serve come ottenimento dal sottosuolo o dal sott'acqua per quanto riguarda il materiale energetico. Il punto è trovare l'equilibrio. Si sta ragionando, sapendo però che la prima proposta era oggettivamente irricevibile, perché risolveva soltanto un problema e però scavalcava l'altro. Io penso che la regione è talmente dotata di risorse umane che deve trovare una soluzione a qualsivoglia questione. Per esempio, adesso c'è un altro tema che si sta ponendo in Abruzzo: il passaggio di un cavo che scavalca ogni sorta di valore lungo gli spazi che incontra. È un cavo che, vedete, se fosse il cavo che tu lo collochi una volta e non lo tocchi più, io a Pescara ho subito la violenza
dei gestori dei servizi che ritenevano che il suolo e il sottosuolo fosse loro e ogni volta lo massacravano come meglio credevano. Io se tornassi indietro e facessi il sindaco nel 1901 farei tutti i tubi che sono apribili in maniera tale da evitare questi massacri ripetuti che stanno distruggendo le città. Nel 98, io faccio un conto dalla serra, nel 98 a Pescara hanno rifatto tutti gli asfalti, consumarono 20 miliardi di lire. Nel 2003 io divento sindaco, il suolo di Pescara, che è fatto di 387 milioni di strade, era irriconoscibile. 98-2005 anni. Perché? L'Enel scavava e faceva quello che voleva, la Telecom scavava e faceva quello che voleva, Fastweb scavava e faceva quello che voleva, l'ACA scavava e faceva quello che voleva, il privato scavava e faceva quello che voleva. Sostanzialmente Pescara è permanentemente un suolo viario insicuro. Si può stabilire una regola del gioco. Lì adesso è di facile rimedio. Io ho fatto una volta una polemica durissima, dipendendo dalla politica, lo volevo cacciare. Lo sai che ho fatto polemiche rilevanti sul comune, ho preteso le fotografie, le polizze fiduciarie, la firma, tu lo sai quello che abbiamo fatto. Lì è facile. Se tu produci un documento a siti di interesse comunitario del Parco Nazionale della Maiella o del Parco Nazionale d'Italia, quello gestito ieri da Pratesi, oggi da Carrara, mi pare che sia. Del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. Cioè tu lì passi con un cavolotto del genere, che ti dà come 5 milioni di euro una tanto, e poi ogni volta rischia di essere un cantiere di potenziamento, di prendimento. Ecco, noi dobbiamo stabilire delle regole. Quando c'è il pregio ambientale, quando c'è un bene irripetibile della vita collettiva, noi dobbiamo elevare il livello dell'attenzione. Lo dico a te che sei ciclista, che tu conosci meglio di me le bellezze di questa regione. Noi dobbiamo trovare un punto intelligente di equilibrio. Io non ci rinuncio, non ci rinuncio ai due modelli di sviluppo, e so bene che l'industria copre l'85% del fabbisogno economico di una regione e il turismo ha la forza di condurre il 15% di forza economica della regione. Però non dobbiamo fare danni irripetibili. Per esempio, quello che è successo lungo l'asta fluviale del fiume Pescara si poteva evitare. Cioè noi l'abbiamo trattato, io vengo da un piccolo paese, mi ricordo sotto la chiesa c'era una discarica, mi ricordo quando i miei nonni andavano a buttare roba lì, tutti i buttavano lì. Per fortuna che a un certo punto, lui lo sa perché viene anche dal mio paese, a un certo punto si modificò lo stile di vita delle persone, non pure le regole, con lo stile di vita delle persone. Credo che i più anziani si ricorderanno che anche a Sportoro l'immondizia dove si buttava, parlo di 50 anni fa, 40 anni fa. Noi dobbiamo evitare che si ripropongano modelli di vita individuale e collettiva di questo tipo, perché purtroppo non c'è modo di rimediare dopo. Cioè noi la vallata del Pescara l'abbiamo uccisa, il fiume Pescara lo ribonificheremo. Mi hanno detto gli esperti che dobbiamo arrivare ad un livello tale di impegno che si chiamerebbe così, lavare l'acqua. L'ho scritto su un documento, uno mi grida, D'Alfonso si sta inventando pure di lavare l'acqua. Buona serata. Grazie.